Silvano Baccara di TRG. Allora, alla fine del primo tempo non avremmo immaginato un trionfo di questa portata. No, sono d'accordo con te, però la squadra era quadrata, già si vedeva che in campo anche le assenze che ci sono state dell'Orco e tutto il resto, Olivieri, no, Curato, non si vedevano. Quindi io credo, non pensavo anch'io di vincere poi 3-0, ma non avevo paura di perdere, questo per il primo tempo. Senti, tu dicevi poco fa fuori onda di Castori che è veramente il valore aggiunto e anche oggi si è visto. Ma secondo me Castori è tutto su questo, è tutto per la società, è tutto per i giocatori, è tutto per i tifosi. Perché quest'uomo anche oggi, Olivieri fuori, Curato, Dell'Orco, adesso qualcuno mi dimentico, lui ha messo una squadra che secondo me ha visto in settimana. Quindi un nostro centravanti, no, di Carmine, pensavi che oggi ha lottato come un leone, ha vinto tutti i duelli? No, eppure lui sapete che in settimana l'ha visto, ha messo, adesso non ricordo il nome, se doveva riscattare il rigore sbagliato all'andata, bravo, però si vede che l'allenatore l'ha visto in condizioni, no? Perché ha preso i palloni, l'ha protetto, ha preso le punizioni, poi insomma centrocampo non ha sbagliato niente e poi questa esplosione dello Borini messo dietro le punte, abbiamo visto che finora non ha funzionato. Io credo uno, e poi ti lascio uno, numero uno, il pubblico. Guarda, un tifo bellissimo, io lo definirei un tifo vero, da grande squadra, da grande regione, perché il Ternano insomma lasciamo un po' più giù, dai, o Perugino, ma questo è un pubblico vero, ha tifato, ieri sera è andato all'albergo. Cioè, io direi questo, la nota stonata è la morte di Lario Castagnari oggi, che l'abbiamo ricevuta anche come te e io durante la partita in diretta, bravo, e questo ci dispiace molto. Per il resto 29 punti, siamo a 6 punti dai playoff, impensabile, bravo Castori, bravi tutti. Grazie a Silvano Baccarelli di TRG. Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Allora Carlo, è finita in trionfo come l'inizio della partita non lasciava presagire, però poi pian piano il Perugia è riuscito a metterla sul piano che predilige e complice anche un calo della Ternana che aveva nel primo tempo coperto tutti gli spazi. È venuto fuori con quegli 1-2 micidiali che avevamo già visto in altre partite. Sì, direi che il primo tempo è stata una partita tutto sommato equilibrata, dove la Ternana rubava più l'occhio perché ha un possesso più ragionato, una manovra più avvolgente, meno diretta rispetto a quella del Perugia. La Ternana che tra l'altro per due volte aveva creato i presupposti per 1-0, ma sul gol di Partipilo c'è stata un'ancata dello stesso attaccante su Sgarbi e poi l'attaccante ha centrato il palo ma era un fuorigioco, mentre il Perugia faticava a farsi vedere dalle parti di Iannarilli. Nella ripresa è iniziata con la notizia purtroppo della scomparsa di Ilario Castagnier, e la partita è cambiata. Il Perugia ha sbloccato la gara con Luperini, e in un'azione in cui ha fatto un plauso alla caparbietà di Carmine, che ha fatto sì che poi Luperini potesse trovare la stoccata giusta. E di fatto dopo l'1-0, che si eccettua una pericolosa sortita di Falletti, il Perugia ha controllato la gara, e quando controlla e poi trova gli spazi per incidere va a nozze, e non è un caso che sia arrivato prima il 2-0 con un gran gol di Santoro e poi il triste, ancora i Luperini a tempo praticamente scaduto. Senti, da un punto di vista tattico direi che Castori l'ha messa bene la partita, perché a un certo punto era modulo speculare nel secondo tempo e il Perugia riusciva però a vincere tutti i contrasti. Esatto, sì, è venuto fuori di forza, di, non direi di rabbia, di cattiveria agonistica il Perugia, e quando poi riesce a mettere quella furia tra virgolette tanto cara a Castori, ha le capacità di mettere in chiara difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Senti, il migliore in campo? Bella
bella lotta, migliore in... beh, Luperini quando, sai, quando si fanno due gol in un derby è chiaro che uno si erge a protagonista per il solo fatto di aver messo la palla dentro, a prescindere dal tipo di prestazione che ha fatto. Io però spenderei una parola, oltre che per Santoro, ma non è una novità, anche per Di Carmine, che veniva da un periodo un po' così, invece oggi ha dato, ha mostrato quella personalità che aveva già, insomma, ampiamente dimostrato di avere in derby precedenti, al di là del rigore sbagliato all'andata. Per me ha fatto una grande prova. Concordiamo con te. Senti, adesso il Perugia ha una classifica che, nonostante i risultati delle altre partite non siano stati particolarmente favorevoli, addirittura qualcuno faceva notare con iperbole ma che ha 6 punti dai playoff. Beh, io ci andrei molto cauto su questo, perché quando per 25 giornate rimani sempre nelle zone basse, evidentemente le tue fortune te le devi costruire pensando di salvarti, almeno questo è il mio punto di vista. Poi va da sé che nel calcio non si sa mai, e questo è chiaro, però prima è meglio pensare a salvarsi, anche e poi perché... magari più là sognare, insomma, anche perché la quota salvezza sembra essersi un po' alzata. Esatto, per questo pericolo maggiore, guai a sottovalutare chiunque, soprattutto meglio volare bassi, perché non è arrivato ancora il momento di alzare così tanto l'asticella. Grazie, molte grazie a Carlo Forciniti del Corriere dell'Umbria. Corrado, lo sito il messaggio. Allora, Corrado, alzi la mano chi alla fine del primo tempo avrebbe pensato a un epilogo del genere? Sperato. Pensato, no, lo dico sinceramente. No, a partire che tutto poteva succedere, obiettivamente, diciamo, non è che sì, il risultato pingue, ma insomma non ci poteva stare che Perugia potesse anche passare in vantaggio, perché l'occasione l'aveva avuta. E è calata l'intensità molto la Ternana, secondo me Perugia è stato bravo a approfittare in una mischia, poi dopo la partita è finita, non c'è stata storia. Si è visto il Perugia solito, ha aggredito bene gli spazi, è migliorato Di Carmine, che secondo me non aveva fatto bene, e dopo il resto un grande Santoro, secondo me, che ha giocato una partita sontuosa, più o meno il solito Perugia abbiamo visto nelle ultime gare. Ecco, sinceramente il primo tempo era difficile perché Ternana, Andrazzoli aveva capito un po' il gioco di Castori, non gli dava punti di riferimento in attacco, infatti si vede il possesso palla più o meno alla pari, questo farà arrabbiare Castori insomma l'aveva preparata bene la partita, secondo me, Andrazzoli. Dopo nella ripresa invece, a parte che è calata l'intensità la Ternana, però insomma Perugia è cresciuto obiettivamente. Quindi abbiamo visto un buon Perugia, insomma, il più grande era importante vincere per la classifica, al di là del... Anche visti gli altri risultati. Bravissimo. E volevo dirti, da un punto di vista tattico, nel primo tempo la Ternana era più appariscente perché loro hanno una capacità di palleggio che il Grifo non ha. Però nella ripresa, quando anche loro, con un po' minor lucidità, hanno cominciato a sbagliare palloni, è venuto fuori il Perugia e il modulo a specchio, sì, che diciamo, nel primo tempo aveva un po' inibito il Perugia. Allora, il primo tempo era stato bravo Andrazzone a non dare riferimento al Perugia, nel senso che praticamente il Perugia aggrediva, ma col palleggio la Ternana lo mandava a vuoto perché in mezzo i giocatori ce l'aveva. Nel primo tempo questo. Nel secondo tempo sono calati di intensità, perché Perugia invece ha mantenuto il ritmo e, come ha avuto l'occasione, Perugia ha sfruttata, poi è scomparsa la Ternana letteralmente da quel punto di vista. Il pericolo era se la Ternana arrivavano i palloni sulle punte, se arrivavano i palloni erano guai, quindi in questo Perugia l'ha gestita bene. Per il resto è un derby, poi il risultato è anche più di quello probabilmente che ci poteva stare, addirittura due gol di Luperini, è riuscito a segnare due gol senza, secondo me, prima, per me ormai vado contro corrente, ma ha giocato in maniera formidabile, però è stato bravo soprattutto nella prima, secondo praticamente era nella prima occasione a trovare in quella mischia un bel gol. Bene Kong, però ripeto, guardiamo la classifica perché è importante questo, giornata dopo giornata, perché la classifica fa ancora paura. Sì, anche perché qualcuno ha già detto che siamo a 6 punti dai playoff, ma conviene guardare ecco, dietro. Direi di lasciar perdere questa adesso, queste considerazioni. Ecco, non so chi l'ha detto, ma censuriamo. Lo sentirai in questa trasmissione. Grazie. Sì. Grazie a Corrado Losito del Messaggero. Enrico Fanelli, tifo Grifo e Perugia Today. Enrico, una vittoria sonante, finita in trionfo, con l'unica nota triste per la morte di Ilario Castagnier, che a Perugia è il calcio.
È una partita che però il Perugia nel primo tempo ha un po' subito il palleggio della Ternana, poi nella ripresa dopo il gol ha sovrastato i rossoverdi agonisticamente e ha trovato poi il 2-0 e il 3-0. Sì, assolutamente sì, e credo che la tattica voluta da Castori sia lasciare sfogare l'avversario e poi colpirlo nella ripresa nei punti deboli che la squadra avversaria naturalmente ha dimostrato di avere. Sì, è stato secondo me l'approccio nella ripresa che ha fatto la differenza e chiaramente dopo il primo gol loro si sono dovuti scoprire, è stato tutto più facile, quindi cioè, il 3-0 si può spiegare esattamente in quest'ottica. Poi quanto a Castagnier, si sapeva prima dei tre gol, è come se fosse una magia, no? Perché poco prima dell'intervallo si è saputa questa brutta notizia e poi, come diciamo, se il Perugia abbia giocasse, come dire, in 12 o abbia voluto come dire moltiplicare le forze proprio per una dedica speciale, insomma. Senti, i tuoi migliori in campo? Allora, Santoro chiaramente, ma non è una sorpresa perché già da diverse partite sta facendo delle cose straordinarie. È un ragazzo che secondo me merita una menzione speciale perché sembrava all'inizio un giocatore completamente diverso da quello che avevamo visto lo scorso anno, poi non si è scomposto ed è tornato, si è riproposto a livelli addirittura superiori. Poi direi anche la di tutta la difesa, con Sgarbi, Angella che ancora una volta si è fatto trovare pronto, poi Luperini che ha dato l'estro che appunto che non era riuscito a dare, si è ritrovato proprio nell'occasione più importante, è stato bravissimo a segnare due gol, sempre pericoloso, sempre presente, credo che il giocatore che sia stato pensato in estate, insomma. Grazie a Enrico Fanelli di Tifo Grifo e Perugia Today. Abbiamo Giovanni Cardarello di Social Media Soccer. Buonasera a tutti. Ecco Giovanni, allora alla fine del primo tempo giura che non avresti detto che poteva finire così? Assolutamente no, e direi anche che giuro che non avrei immaginato che Luperini sarebbe stato l'uomo derby, però è andata così ed è la particolarità del calcio che cambia. Fermiamo? No. È la particolarità del calcio che determina questi risultati che emergono quasi imprevisti e imprevedibili. Modula specchio, nel primo tempo prevale la Ternana col suo palleggio preciso e con un'intensità anche agonistica che inibisce un po' il Perugia, nella ripresa col calo della Ternana escono i grifoni. Sì, mi sembra un'analisi corretta. Io francamente in sede di commento iniziale prima della partita molti pensavano che la Ternana avrebbe giocato con la difesa a 4 e me la sarei aspettato anch'io francamente, soprattutto per i tre a centrocampo che potevano tamponare i tre del centrocampo del Perugia. Il migliore in campo? Il migliore in campo oggettivamente Luperini. Grazie a Giovanni Cardarello, Social Media Soccer. Grazie a voi come sempre. Grazie mille.